culturale e alla portata di tutti. Lui è il macaone, anche se adesso non è più un bruco, ma è una crisalide che non so se è riuscito a vedere. Non so sinceramente se oggi andrà a buon fine, comunque ora vedrete, perché si era appeso a qua, infatti vedete un pezzettino, non di corpo, ma di quando ha fatto la metamorfosi, ma poi è caduta perché non si è aggrappata al cibo come hanno fatto le altre crisalidi, gli altri macaoni, gli altri buchi che avevo, ma si è attaccata proprio al vetro e poi è caduta. Però credo che comunque andrà a buon fine, perché comunque, come avete detto dal titolo, vi spiegherò come prendersi cura di... Ve la faccio vedere, la vedete? È qui. E qui era attaccata prima, infatti vedete che c'era anche un resto di quando ha fatto la metamorfosi, cioè quando ha iniziato a fare il bozzolo, e ora è questa la crisalide. E è già un bel po' di giorni che l'ha fatta, però aspetteremo quando uscirà. Però vi devo dire un'altra cosa importante: questa serie l'avevo già fatta l'anno scorso con un altro bruco sempre della famiglia dei macaoni, che dopo si è trasformato in una bellissima farfalla Papilio Macaon. Il primo punto è l'alloggio. A questi bruchi, come per altre specie, basta solamente un semplicissimo vasetto che andrà chiuso con una retina e non con un vasetto, perché potrebbero ferirsi visti i buchi che vanno fatti per farle respirare. E comunque questa retina permette loro di aggrapparsi senza farsi del male e con una perfetta traspirazione, e ovviamente bisogna chiuderlo con l'elastico. E andrà posizionato in questo modo. All'interno invece ci deve essere il cibo che il bruco mangia, in questo caso le foglie della carota. Ora le vedete appassite perché è passato tempo ed è diventata una crisalide. E anche uno strato di terreno. Potete anche metterci dei ramoscelli dove potrà salire. Il secondo punto invece consiste in fare delle ricerche su internet della specie che vogliamo prendere o che magari abbiamo trovato nel nostro orto. Infatti, se non troviamo nulla nel nostro orto, su internet ci sono un sacco di venditori di questi animali, che potete magari trovare anche in un negozio di animali. Se invece avete già trovato un animale, vi consiglio di cercare qualcosa su questa specie per saperne di più. In questo caso il macaone, che si trasformerà in una farfalla. È sempre meglio essere informati su tutti gli stadi della metamorfosi, ma è bello anche appuntare delle cose. Qua invece vi sto facendo vedere che potete acquistare, ad esempio qua su eBay, un animaletto di questa specie. Qua invece vi sto facendo vedere come appuntare delle cose. Io ho un'agenda apposta per gli insetti, ma va bene qualsiasi tipo di agenda. Ora illustrerò e appunterò insieme il macaone, che continuerò ad appuntare anche quando sarà diventata una... In questo momento cerco sul computer delle immagini del macaone per poterlo raffigurare. Ecco come è venuto, non sono un granché nel disegno, ma mi sembra uscito abbastanza bene. Che ne pensate? Ora invece andrò a scrivere tutto ciò che ho rilevato nel mio macaone in questi giorni e vari appunti, come vi ho detto prima. Vi consiglio di farlo anche voi. Passiamo ora al quarto punto, preparati alla non riuscita. Non tutti i bruchi, infatti, anche in natura, non riescono a diventare farfalle. È la selezione naturale, nonostante tutte le cure che gli abbiamo dato, potrebbero non farcela. Non pensate che sia colpa vostra, assolutamente.
Ma non demordete, continuate ad allevare macaoni, perché quando diventerà farfalla sarà una soddisfazione immensa. In più ragazzi, questo l'ho fatto io e l'ho pubblicato anche sul mio profilo Pinterest. Quindi se state per adottare questi buchi vi sarà utile.